Buongiorno, in questa serie di video guarderemo una proprietà di chimica molto, molto interessante che cade sotto la definizione di complessometria. Cosa sono, cos'è la complessometria? La complessometria è lo studio dei complessi. Cos'è un complesso? Diamo la definizione. Un complesso è un composto. Di coordinazione, composto di coordinazione, che è costituito un atomo o ione. Metallico, cioè atomo ione che è metallico, centrale, a cui è legato legato, cioè coordinato, e lo scriviamo in rosso. Un set di leganti che sono, che possono essere atomi o molecole. Questo cosa vuol dire? Che se io prendo per esempio un atomo di cobalto, io posso avere un numero N di atomi o leganti che sono coordinati a lui, che possono essere per esempio NH3, per esempio NO2 e così via. Cosa importante? Durante in questa definizione definiamo acido di Lewis. Di Lewis e l'atomo accettore e definiamo base di Lewis e l'atomo dell'atomo donatore. Poi definiamo, lo scriviamo con un altro colore, gli ioni complessi. Ioni complessi si associano elettrostaticamente con anioni senza che i leganti già presenti vengono sostituiti. Già. Vengono sostituiti. Qual è la cosa? Adesso la domanda può essere come si scrive un complesso? Si scrive banalmente in questo modo. Noi mettiamo
Prendiamo per esempio cobalto, NH3, ammoniaca, 6, Cl3. Dove noi mettiamo? Dove noi abbiamo, semplicemente, qua il metallo. Abbiamo il legante, e qua il controione. Qual è la cosa importante da sapere? È come chiamarlo un composto un complesso metallico. E li possiamo distinguere in tre. In tre modi possiamo distinguere. 1. Complesso neutro. Complesso neutro. Come lo chiamiamo complesso neutro? Gli diamo innanzitutto, indicano i leganti, poi si indica il metallo, stanno chiamandolo come l'elemento indicandolo, indicando lo stato d'ossidazione. Per esempio, facciamo un esempio. Questo composto qua, platino, ammoniaca, cloro. Si chiamerà diammonio. Diammonio di cloroplatino 2. Poi abbiamo come secondo come seconda cosa, gli ioni cationici. Alla fine, cos'è che dobbiamo fare? Identifichiamo i leganti. Poi indichiamo il metallo. Mettendo con lo stato d'ossidazione. E poi si indica il controione. Quindi cosa dobbiamo fare? Per esempio, prendiamo qua, facciamo l'esempio, cobalto. Ammoniaca, preso 6 volte, cloro preso 3 volte, e lo chiameremo esammino tricobalto, tricloro, ficloro, cobalto 3. Infine, lo segniamo in rosa, gli ioni anionici. Per
ionici, dove noi mettiamo il catione, catione all'inizio, indichiamo i leganti e poi il metallo. Facciamo l'esempio, potassio, cobalto, sbagliato, NO2 perso 6 volte e lo chiameremo tripotassio esanitrocobalto. Perfetto. Nella prossima lezione vedremo quali sono i vari leganti che ci possono essere e poi andremo avanti con tutto il corso.